Furto alla mensa scolastica delle scuole di Bedogna. Ignoti hanno sottratto utensili, macchinari ed alimenti per parecchie migliaia di euro. Non è mai accaduto prima, ma l'effetto crisi è anche questo. Nelle case protette della Valtara e della Valceno vi sono sempre più posti liberi. Le famiglie tendono a tenere gli anziani in casa. Domani sera in Biblioteca Manara Borgotaro il Circolo Culturale Montagna Ovest organizza un incontro pubblico sul tema i cattolici e i valori non negoziabili. Mangiare a scuola, parliamone con gli esperti, è stato il tema dell'incontro che si è tenuto a Borgotaro presso il Museo delle Mura per discutere delle mense scolastiche e del loro ruolo. Continua il viaggio di Mauro Del Grosso alla scoperta degli antichi negozi di Borgotaro, attività che sono sul mercato da oltre 50 anni. Il prete uomo credente, tema del convegno organizzato presso il seminario di Bedogna al quale hanno partecipato numerosi sacerdoti della zona. Buonasera telespettatori di RTA, buon lunedì, ben ritrovati all'informazione locale. Apriamo subito il nostro telegiornale parlando di una notizia di cronaca che è stata resa nota questa mattina, probabilmente quando si sono riaperte le scuole. Ladri sono penetrati infatti all'interno della mensa scolastica delle scuole di Bedogna, hanno sottratto diversi utensili, macchinari e soprattutto tanti alimenti. C'erano scorte infatti per l'intera settimana e ovviamente sono parecchie migliaia di euro il danno che appunto la scuola ha subito. Sentiamo i dettagli nel servizio. Furto al plesso scolastico di Bedogna, ignoti sono penetrati, presumibilmente di notte, all'interno della mensa, asportando una impastatrice, un'affettatrice, un frullatore e utensileria da cucina. Si sono poi diretti alla dispensa, dove vi erano provviste per una intera settimana e dove, con metodo certosino, hanno scelto quali alimenti portare via e quali no. Hanno rubato tutti i budini, ma non gli yogurt, la carne di pollo, ma hanno lasciato quella di tacchino. Razzia completa invece di tutti i formaggi presenti. Il danno non è ancora stato quantificato, ma si parla di parecchie migliaia di euro. I ladri non sono invece penetrati né all'interno delle aule scolastiche né in quelle di informatica. Probabilmente il furto era stato pensato e progettato per fare razzia solo all'interno della mensa. Sul furto indagano i carabinieri della stazione di Bedogna. Per un sopralluogo è giunto sul posto anche il primo cittadino, Carlo Berni, accompagnato da un funzionario comunale. Voltiamo pagina, posti liberi nelle case protette della Valtara e della Valceno. Non era mai accaduto, un fenomeno legato ovviamente alla crisi che stiamo vivendo. Mauro Del Grosso. Case protette, atto secondo. Cosa sta succedendo dopo il nostro primo intervento, dopo la prima segnalazione dei problemi rispetto alle case protette? Sta succedendo che il servizio ha preso in considerazione le nostre critiche, il servizio dell'ASL, il servizio degli assistenti sociali, però il problema permane, non per colpa loro evidentemente. Succede che quasi tutte le case protette della Valtara e della Valcena, escluso forse solo Borgotaro, hanno dei posti liberi, vuol dire che ci sono dei posti vuoti. Perché? Perché ha lavorato male gli assistenti sociali? No, si stanno dando da fare. Perché ha lavorato male l'ASL, il sistema? No, stanno facendo il censimento. Il vero problema è che la gente non ha soldi per mandare le persone in casa protetta, forse la retta obbligatoria, il prezzo obbligatorio imposto con l'accreditamento è un po' alto e soprattutto c'è un fenomeno. Con tutte le casse integrazioni che ci sono, con tutte le persone a casa che non lavorano, si tengono gli anziani a casa, perché piuttosto che spendere 1.600 euro, un po' con la pensione dell'anziano, quindi risparmiando sui 1.600 euro, con la cassa integrazione riescono a tenere gli anziani a casa. Quindi è la crisi che sta facendo chiudere le case protette. Chi si chiudere? Perché andando avanti di questo passo, con i numeri che ci sono, almeno un punto di accoglienza in Valtara e almeno un punto in Valceno quasi sicuramente salteranno. Quindi la possibilità abbastanza neanche tanto remota che ci possano essere delle chiusure, che ci possano essere dei ridimensionamenti o comunque delle riduzioni del servizio è abbastanza imminente. A questo punto cosa bisognerà fare? Beh, la palla passa nel campo degli amministratori, nella parte di gioco degli amministratori, che dovranno cercare di trovare delle soluzioni per abbassare sicuramente le rette, perché uno dei fattori fondamentali di questa crisi è il costo di mantenere un anziano. Ricordiamoci che tenere un anziano a Borgotaro senza contributi va senza i servizi
servizi e accessori, sono 60 euro al giorno per 30 giorni, sono 1800 euro al mese, più tutto quello che non è compreso, che è tanto, perché per adesso per l'accreditamento e per i contratti che vengono fatti si paga tutto quello che non è compreso. Infatti è nata ad esempio un'associazione che per l'accompagnamento degli anziani, con tutti i problemi che ci possono essere, per quello che riguarda l'assistenza, oltre l'assistenza di base, per l'intrattenimento. Quindi il problema è e c'è tutto. L'altro problema è che a Parma invece in questo momento ci sono 200 esuberi, cioè ci sono 200 persone in lista d'attesa per entrare nelle case protette o nelle strutture protette. Evidentemente non vogliono venire in Valtaro e Valceno perché le famiglie vogliono avere i loro cari vicini. Però ad esempio nel periodo estivo cercare di convincere a venire a fare le vacanze in Valtaro potrebbe essere una soluzione. Domani, martedì 17 alle 15, presso il centro civico La Peschiera di Bedogna, si terrà un incontro per i pensionati dell'Ospice GL. Interverrà il segretario provinciale Paolo Bertoletti, ovviamente siete tutti invitati ed attesi. E sempre domani, martedì alle 18, presso la sede di Borgo Taro, in piazza 11 febbraio, è convocato il Consiglio della Comunità Montana per discutere e deliberare 6 punti in discussione nell'ordine del giorno. Tra questi, l'approvazione del rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2011 e la variazione al bilancio di previsione 2012, primo provvedimento. Inoltre il presidente di Montagna 2000, Gloria Resteghini, interverrà in merito all'attività e sull'attuale situazione della società. Sempre domani però in serata alle 20.45, organizzato dal Centro Culturale Montagna Ovest, in Biblioteca Manara si terrà un incontro pubblico sul tema i cattolici e i valori non negoziabili. L'incontro sarà introdotto da Alessandro Bocci, capogruppo di Gente del Borgo, ed interverranno Luigi Ippolito, presidente provinciale dei Medici Cattolici, e Glauco Santi, medico chirurgo. Tutti i cittadini interessati sono ovviamente invitati a partecipare. E ora parliamo di un incontro che si è tenuto qualche giorno fa presso il Museo delle Mura di Borgo Taro, un tema importante, quello legato al mangiare bene a scuola, quindi legato alle mense scolastiche. Le mense scolastiche abbisognano di particolare attenzione in quanto gli utenti, ovvero bambini dell'asilo nido e della scuola d'infanzia, nonché alunni della scuola primaria e in qualche caso della scuola secondaria di primo grado, attraversano un'età delicata che in pratica copre quasi tutto l'arco della fase di crescita. Le problematiche, ma anche le potenzialità di questo servizio, sono state esaminate nel corso del convegno Mangiare a scuola, parliamone con gli esperti, organizzato dall'amministrazione comunale di Borgo Taro in collaborazione con il locale istituto comprensivo. Nel corso dell'incontro alcuni esperti del servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'azienda provinciale USL hanno spiegato ai numerosi insegnanti e genitori convenuti presso il Museo delle Mura come il servizio di ristorazione scolastica costituisca un'occasione fondamentale sia per le istituzioni che per le famiglie, in quanto si tratta di un terreno privilegiato per perseguire importanti obiettivi. E prima di tutto quello di contrastare la, diciamo così, dilagare dell'obesità infantile e quindi svolgere attività di educazione alimentare utilizzando quelle che sono le dinamiche all'interno diciamo della ristorazione scolastica, quindi la possibilità di un contagio positivo tra i vari piccoli utenti nell'assaggiare nuovi cibi, perseguire la varietà degli alimenti che vengono proposti. Poi è un'occasione molto importante perché da tanti anni a questa parte, almeno un ventennio, ormai la ristorazione scolastica diciamo lavora con l'obiettivo del pasto in qualità totale, quindi si lavora parecchio per perseguire, mantenere e migliorare sempre quelle che sono le caratteristiche igienico-sanitarie, diciamo di sicurezza alimentare e salubrità delle matrici alimentari che vengono offerte all'interno dei menù, e la soprattutto la sicurezza nutrizionale, che ha naturalmente l'obiettivo di contrastare il sovrappeso e l'obesità nell'età evolutiva adolescenziale. Non solo, attraverso
la ristorazione scolastica nell'ambito delle piani di offerta formativa, oltre alla quella che è il veicolare messaggi per una sana, equilibrata e valida alimentazione, abbiniamo anche la prevenzione di altri fattori di rischio molto importanti, tra i quali soprattutto la sedentarietà, e quindi con la promozione di uno stile di vita attivo, promuovendo attività motoria costante nelle giornate di questi bambini e ragazzi, e la prevenzione di altri fattori importanti quali il rischio del fumo e il rischio dell'alcol, questo per l'età evolutiva più adolescenziale, ma comunque sempre ricompresa all'interno della ristorazione scolastica. Inoltre, la ristorazione scolastica oggi viene intesa anche come un'occasione di sperimentazione per menù multietnici, anche globalizzati, di alto livello tecnologico, e quindi per quello che può essere un messaggio educativo che ci spinge verso altre culture alimentari, verso l'assaggio allargato su diversi gusti anche di magari che non appartengono propriamente alle nostre tradizioni, non solo, ma a proposito di tradizioni sperimentiamo anche sempre e all'interno dei menu abbiamo anche l'utilizzo di alimenti di origine controllata, di alimenti DOP del nostro territorio, di origine controllata oppure geograficamente protetta. Informiamo tutti i cittadini che il punto Enel di Borgo Taro rimarrà chiuso fino al 29 aprile prossimo compreso. Vi ricordiamo che il punto Enel si trova proprio al piano terra del municipio del capoluogo della Valtaro. La direzione generale dell'azienda USL di Parma informa i cittadini che in occasione dello sciopero indetto dalla FPCGL per la giornata del 20 aprile prossimo si potrebbero verificare dei rallentamenti o delle sospensioni della consueta attività. Saranno comunque garantiti, come sempre, tutti i servizi sanitari urgenti.